Salve a tutti amici di MarcosVox, ben ritrovati con il consueto appuntamento settimanale del 4 chiacchiere Nintendo Open Source edizione riassunto della settimana. In questa video chiacchierata andremo ad analizzare i principali articoli che sono stati pubblicati sul blog, con aggiungendo qualche commento, qualche considerazione che non era stata fatta in prima battuta. Puntata questa volta che va in onda di domenica, perché ieri ho avuto da fare, quindi non ho realizzato quindi il solito appuntamento sab di sabato. Probabilmente lo trasformerò in un appuntamento domenicale, visto che la domenica non c'è quasi mai nulla da pubblicare. Quindi, meglio inquadrare in questo giorno. Bene, il primo post della settimana è stato un appello. Praticamente il sito opensource.com ha pubblicato un sondaggio che chiede agli utenti qual è la suite d'ufficio che viene utilizzata. Italo Vignoli ha condiviso la notizia e ha chiesto a tutti quanti gli utenti di LibreOffice di andare a votare questo sondaggio. Il sondaggio è ancora aperto, LibreOffice è comunque attualmente al primo posto con il 70 e 70,2% di voti, quindi un ottimo risultato per LibreOffice anche nei confronti della sua sorella OpenOffice. In settimana ha fatto molto discutere una notizia. Praticamente due sviluppatori Ubuntu, uno che si occupa di Ubuntu in generale, l'altro che è più specializzato in Firefox, in particolare nell'impacchettare Firefox per Ubuntu, hanno fatto alcune critiche circa la stabilità e la sicurezza di Mint. Di Linux Mint. Perché? Perché praticamente venivano criticate il fatto che alcuni pacchetti vengono mantenuti alle versioni vecchie, come Xorg, il bootloader e altre cose, non vengono subito aggiornate. Oltretutto, Benjamin Carenza aveva fatto un appunto sul fatto anche che Firefox non era correttamente aggiornato in Linux Mint. Questa polemica, naturalmente, ha suscitato la pronta risposta di Clem, lo sviluppatore principale di Linux Mint, che gliene ha data di santa ragione, nel senso che ha spiegato la politica degli aggiornamenti di Linux Mint, casomai ci fosse ancora da spiegare. Ha spiegato il perché alcuni aggiornamenti non vengono subito messi in stable, non vengono subito messi in zone 1 e 2, che sono gli aggiornamenti di primo e secondo grado, che sono quelli upstream, quelli che arrivano subito. E ha anche spiegato come non è vero che l'aggiornamento di Firefox è lento, in quanto Firefox su Linux Mint utilizza gli stessi repository di Ubuntu, la stessa versione, quindi viene caricata praticamente quasi istantaneamente rispetto al giorno di rilascio ufficiale di Firefox. Ha anche fatto un appunto, dice magari forse lo sviluppatore si riferiva al fatto che su Linux Mint Debian Edition Firefox in passato non era al passo con i tempi, cosa che però non è più vera, perché anche adesso su Linux Mint Debian Edition Firefox viene rilasciato praticamente quasi con le stesse tempistiche di Firefox per l'edizione principale. Appunto, c'è stata quindi tutta questa polemica su quanto riguarda la sicurezza e tutto il resto. E effettivamente, Clem questa volta ha ragione, perché abilitare di default alcuni pacchetti non stabili, non sicuri, non vuol dire, cioè, è appunto la tutela degli utenti, che così si trova un sistema più stabile. Tanto è vero che moltissimi utenti che fanno il passaggio da Ubuntu a Linux Mint notano proprio questo, una maggiore stabilità rispetto alla distro madre. Vedremo nei prossimi giorni che cosa combinerà Clem, anche perché è apparso su Git un fork del GTK, credo, penso, o meglio così si sta ipotizzando, ancora non ci sono dei dettagli più precisi. Comunque, fatto sta che Clem ha caricato anche questa nuova cartella su Git. Andremo a vedere nei prossimi giorni che cosa ha in mente Clem. Ancora vuole fare un fork del GTK, probabilmente lo farà per avere una base solida per la prossima LTS, poi vabbè, staremo a vedere. In settimana è stata postata da Stefano il consueto riassunto settimanale sul mondo OpenStreetMap. Interessante questo post, perché Stefano ha pubblicato anche una cartina con
che riassume tutti quanti gli interventi fatti dai mappatori che collaborano con OpenStreetMap per aiutare l'intervento umanitario nelle Filippine. Stefano Farato, fra parentesi, è uno dei mappatori che ha dato aiuto per l'emergenza delle Filippine. Quindi bravo Stefano, complimenti Stefano, perché sei molto attivo nella comunità e appunto hai dato una mano anche in questo caso. Vediamo un po'. Rilascio della settimana è stata OpenSUSE 13.1, versione Evergreen, una versione a supporto esteso di OpenSUSE. Marco Persi ha realizzato la sua guida post-installazione che aveva già inaugurato con un precedente rilascio, cioè non proprio in concomitanza con il rilascio della precedente release perché non ancora scriveva per Marco Xbox. Comunque ha realizzato una sua guida post-installazione per OpenSUSE 13.1, andate a leggere, è fatta in stile Marco Xbox, quindi guide passo passo con i comandi semplici anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo di Linux. Io l'ho provata. Ho provato OpenSUSE, è un rilascio, diciamo, no, un buon rilascio. L'unico problema è che poi l'ho distrutta facendo alcuni esperimenti, poi magari nei prossimi mesi vedrò di ritornarci, perché comunque è la distro KDE per eccellenza. Mi parlano benissimo anche della versione con GNOME, quindi se volete un GNOME stabile, ma soprattutto aggiornato, fateci un pensierino anche su OpenSUSE 13.1. Rivelazione della settimana, che poi rivelazione non è il fatto che in un hangout tenutosi durante il keynote virtuale che si sta tenendo in questa settimana nel mondo Canonical, c'è stato l'annuncio da parte di Mark Shuttleworth che praticamente Ubuntu 14.04 LTS non vedrà né Unity 8 né Mir. Quindi il prossimo rilascio, la prossima LTS sarà basata su Unity 7, considerata stabile. Sembra anche logico, visto che Unity 8 sarebbe dovuta arrivare già nella 13.10, poi è slittata questa cosa. Quindi, beh, io sono rimasto un po' deluso perché comunque mi aspettavo questa nuova versione di Unity scritta in Qt. Di questo passo penso che, come annunciato da Trevisan, non prima del 2015 vedremo una versione stabile di Unity 8 con Mir. Vedremo comunque come si evolverà nei prossimi mesi la situazione, se magari introdurranno il pacchetto in forma più o meno stabile per poterlo testare. Vediamo un po', perché attualmente Unity 8, se installate la sessione, c'è praticamente un cavo. In settimana poi ho realizzato due post su Fedora, perché come ben sapete sono passato da un po' di tempo a Fedora, giusto per cambiare un po' aria, anche perché poi alla fine mi trovo bene anche con Fedora. E ho realizzato appunto due piccoli post, uno per modificare le applicazioni in avvio automatico, perché rispetto a Ubuntu la procedura è leggermente diversa, e l'altro post, sempre su Fedora, è un post che mi è stato fatto su richiesta, su Umex. Umex è praticamente un'alternativa Synaptic per il mondo Fedora. Nel post ho illustrato il funzionamento di Umex, della sua semplicità di esecuzione e altre cose. Altro post poi in settimana che ho pubblicato anche su Fedora, quindi ne ho fatti tre, è come installare la versione Gnome Classic se vi trovate sulla versione con GNOME. Nella fattispecie il test è stato fatto su Fedora 20, che è stabile, quindi installatela se volete cambiare aria. Annuncio della settimana è stato fatto un comunicato stampa anche da parte di Mozilla, che ha reso disponibile il Firefox Marketplace su Firefox. Praticamente adesso sia su Android che su Windows che su Mac avrete accesso al Firefox Marketplace, che potete installare alcune applicazioni per Firefox, poi provatele se volete.
Poi vabbè, è stato ribadito nel comunicato stampa anche le partnership che ci sono attualmente nel mondo. Speriamo di poterlo provare in Italia quanto prima. Speriamo che anche arrivi una versione più matura e anche dei device più potenti. Altro post di Stefano durante la settimana è stato il suo post su OpenStreetMap. Praticamente che è successo? Come avete ben saputo, in Sardegna c'è stata questo evento, questa allerta meteo che ha provocato questa alluvione, che ha provocato ingenti danni sia dal punto di vista di vite umane che dal punto di vista appunto delle cose. OpenStreetMap, la comunità, si è mobilitata anche in questo caso per aiutare, per contribuire, per fornire informazioni cartografiche e cose del genere. E in cosa molto bella in questa occasione è stata che la regione Sardegna ha deciso di aiutare la comunità OpenStreetMap rilasciando sotto forma di open data dei dati che prima non erano sotto forma di open data, quindi che servono per integrarli in maniera più efficace in OpenStreetMap. Ed è una cosa molto molto bella perché appunto la Sardegna ci ha visto giusto perché ha subito rilasciato i dati che potevano essere utili per la comunità OpenStreetMap. Altro post della settimana, che poi è stato l'ultimo post postato ieri, è la consueta rubrica di Marco Persi, Le frustrazioni del Persi. Sotto la tenda di ingrandimento questa volta c'è stata OpenMan Driver LX 2013, la nuova versione. Già Marco Persi aveva fatto un post paragone tra Mageia 3 e OpenMan Driver, facendo appunto il paragone tra i due eredi, tra i due eredi della Fuman Driver. Bene, in questa nuova versione ha praticamente installato la nuova versione di OpenMan Driver GX e ha fatto alcune considerazioni sulla distro. Andate per a leggere il post perché poi c'è la pagina della fine. Vi posso soltanto anticipare che praticamente l'unica cosa che si salva è l'OpenMan Driver LX Control Center, che praticamente sarebbe un tool che consente di fare gestione repository, hardware e tutto il resto. Un tool che semplifica molto gli utenti alle prime armi e che magari non farebbe male vedere su altre sorte distribuzioni. Bene, con questo ho concluso. Un saluto da Marco Giannini, ci vediamo la prossima settimana, come vi ho detto, probabilmente di domenica. Lunga vita e prosperità a tutti quanti e ciao ciao! Come si stoppa?